A due passi da Milano, quasi al confine con la Svizzera, entriamo in un borgo quattrocentesco, in cui, caso certo unico della regione, tutto parla di cultura toscana. Fu sulla fine del 300 che un mecenate umanista, il cardinale Branda Castiglioni, legato pontificio e giurista valente, volle, al pari di altri suoi conterranei, rinnovare il suo piccolo borgo natale, vagheggiando, secondo la moda dell'epoca, la città ideale. Per raggiungere il suo scopo, il cardinale chiamò ad operare i più valenti artisti toscani dell'epoca, che trasformarono l'immagine dell'antico borgo, dandogli una nuova, affascinante impronta. Nacquero così il Palazzo Gentilizio, la Chiesa di Villa, la Collegiata, il Battistero, tutti ricchi di celebri affreschi, stemmi, portali, che fanno ancora oggi di Castiglione una delle più emozionanti visite della Lombardia. Fulcro del centro storico è Palazzo Branda Castiglioni, un tempo saltuaria residenza del cardinale. L'edificio è costituito da un'ala trecentesca formata da una loggia e una parte quattrocentesca con un portale ornato e finestre decorate in cotto. All'interno si ammirano affreschi di Masolino da Panicale e Lorenzo Vecchietta, oltre a mobili del XV secolo.